Gentilissimi amici, buonasera. Nozze d'oro per i signori d'Aquino. Quella di questa sera è una ricorrenza veramente festosa, almeno per chi ha la fortuna di arrivare a questi 50 anni di matrimonio. Quindi si presuppone che la vostra età sarà intorno ai 68-70 anni, giusto? 74 magari. 74. 74, mentre lei? 68. 68. Questa sera c'è stata la tradizionale Santa Messa in chiesa. E subito dopo, naturalmente circondata dall'affetto degli amici e parenti, taglierete la fatidica torta. Siete emozionati? No, io no. Se c'è qualcuno che è emozionato, no. Tutto allegro, tutto allegro. Lei? Pure io, sono proprio bella. Come si fa ad arrivare, signor D'Aquino, a questa splendida età? Non è una cosa di tutte, non lo so, se sbaglio concetto. È stata una fortuna, non lo so. Con tutti i sacrifici che si sono fatti quando era piccolino, che l'ho fatto, non lo so quanto ne ho fatto dei sacrifici. Ora questa sera mi sento una gioia, non lo so perché, una contentezza che sono trovato a questi 50 anni di matrimonio. Ma io penso che magari gli amici qua tutti sono contenti. Allora, presentiamo i signori, il signor D'Aquino Carmelo e la signora Fiducia Carmela. Siete nati voi nel gennaio, giusto? Il 3 gennaio. Ecco, io. Una ricorrenza che oramai ricorre fatidicamente nella vostra vita, perché a gennaio vi siete sposati, esatto. A gennaio siete nati, a gennaio è nato vostro nipote, quindi come mai questa ricorrenza sempre sul gennaio? C'è qualche cosa, questa data? È andata così tanto bella. Una gioia, perché io non lo so, come ci siamo capitati così, io mi hanno buttato il 2 gennaio, io a 3, e a 4 ci siamo sposati, insomma tutta questa cosa è avvenuto. Evidentemente. È avvenuto, e io ci sono rimasto contentissimo, tranquillo, come non lo so, penso che nessuno ci sarà contento come sono contento io, ma penso che devono essere anche contenti. Signor Carmelo, c'è un segreto per arrivare a questa età? Un segreto? Certo, un segreto ce lo ci sarà. Dire? Il segreto è che deve stare d'accordo, non avere mai nerba, non so, agitato, su qualche volta uno che viene agitato di fuori, ha avuto da questione con uno, con un altro, quando prima di entrare si toglie la giacca e la sbatte fuori e entra pulito, entra pulito, e tutte quelle cose, tutta l'agitazione se ne va, se ne vanno. E quando arrivo a casa si capita ci dà un bacio a sua moglie, a mia moglie, contente, sempre a così. A proposito, signora, come vanno i rapporti con suo marito? Bene, mai litigate? Beh, c'è quando ne leticamo un buono spazio. Ah sì? Parolina, dopo questo che ci siamo accettati, ma ci siamo dato la mano, ci siamo dato un bacio e basta. Io, tutta la bici che abito qua, da questo quartiere, ci siamo dato qualche parola, qualche bota, e all'indomani ci ha detto, ma perché non mi salutate? Cosa c'è stato? Quella parola è passata, basta. Ora ci dobbiamo salutare, sempre più che prima. Okay. Ecco. Ci volete ricordare un fatto che vi è rimasto impresso nella mente negli anni passati? Lei si ricorda? La cosa più bella che lei si ricorda? Non mi ricordo io. L'incontro con suo marito, il fidanzamento. Quando io sono venuto soldato, qua a me, non ti ricordi la gioia che hai io e tu magari, venuto da tanto tempo da lontano. Sparato dei tedeschi, i pallottoli si sono sbagliati, eppure siamo trovati a quel giorno, ho venuto dove abitavo e ci siamo tranquillizzati. Questo era il giorno più bello? Quello è il giorno più bello. Come, signora, come vi siete incontrati voi? Come vi siete conosciuti? Siamo conosciuti in campagna, no? Così. Abbiamo... Mi diceva suo marito che l'ha incontrata in campagna con un pezzo di pane sotto la... Sott'acci. Come si dice in Sicilia? Sott'acci è un pezzo di cipolla. È un pezzo di cipolla. Sì, l'abbiamo incontrato così, che lui passava e mi guardava. E vi siete innamorati subito, siete innamorati a prima vista? Sì. Lei naturalmente era militare in quel periodo?
No, non no, io guardavo da Rivo, lavoravo a Santa Banesia, da quella batteria che non ha sparato nemmeno un colpo. Canta Sicilia, non ha sparato. E faceva l'infermiere? Io lavoravo là, lavoravo. Io il manuale facevo. No, il barbiere, io non l'ho fatto mai. Barbiere. No, l'infermiere pensavo. Ah, infermiere l'ho fatto soldato. Ho avuto da fare anche che sorelle. Ce l'ho fatto 7 anni, anche da fare quelle sorelle. Ci siamo legati, quelle sorelle. Mi hanno fatto prendere un bici di pressioni e un mese di consegna. In pressione, mi hanno fatto una sorella. Perché ci aveva votato mano veramente. Ah, beh. Ci ha portato stretta stretta. Ci ha portato. Quindi allora praticamente avete state vivendo una vecchiaia felice, no? Sì, ora io mi sono contentato di passarla male quando era piccolo, giovane, ora guarda che sono vecchio, anziano. Torniamo un po' indietro nel tempo, tanto per rimangare un po' il passato. Dunque lei, signor Camera, mi diceva che è stato venduto per 5 lire. Per 5 lire al mese. Per 5 lire al mese. Sono venduto per 5 lire al mese. Quello dove abitavo io. Poverino non lo potevano fare, erano marito e moglie e senza figli, perché non avevano figli. Ne avevo un'altra femmina, ma non era nemmeno figlia sua. Completamente, non era figlia sua. E nemmeno io era figlia sua. Quindi ci siamo cascate da quella famiglia. E ci vendevano così per 5 lire al mese. Poi pare che non bastavano più questi soldi, poi non rivenduto per 6 lire. Per 6 lire al mese a badare pecore. Pecore, piccolino, stracciato. Allora non si conoscevano cosa erano le scarpe, vero? No, non si conoscevano l'origine delle scarpe. I scarpe erano gli zammitti, li chiamavano perché tagliavano una pelle di pecora oppure un pezzo di copertura di macchina che non c'era e ci facevano queste scarpe. Intuccioniato quei pezzi, con stracci, con cose, queste io non le desidero a nessuno, perché erano brutte, quei tempi, quella lì, erano brutte. Signora, se dovesse dare un consiglio oggi, ai giovani di oggi, come si dovrebbero comportare? Non me lo dicesse niente. Lei c'ha un hobby, ho saputo che lei ricama. Fa la ricamatrice, ho visto dei quadri qua molto belli. Ah sì. No, che fa l'uncinetto? Ma ancora oggi questa passione la tiene, la mantiene? Sì, lo faccio ora. Invece quando ero più giovane, siccome ero in campagna, queste cose non ne vedevamo. Poi c'è chi doveva mamma, no, mi tenevo troppo rincia che fuori. Quindi non è come ora che le mamme dice beh andate e se ne vanno. Tanno niente dentro. Quindi sua moglie c'ha l'hobby dell'uncinetto, lei che hobby c'ha? Come passa il tempo libero? Come lo passa il tempo libero? Ora lo presento, lo passo dentro. In casa? E in casa, perché sono colpito, ho avuto un colpo di palarsi, ho avuto. E quindi sono già mezzo colpito. Ma leggermente è stato, fortuna che è stato leggermente, non mi ha fatto perdere la memoria. La meglio cosa è stato chissà che non mi ha fatto perdere la memoria. Almeno posso parlare, certo. Posso ascoltare, posso rispondere. Quindi, signor Carmelo, per concludere, quando una coppia in crisi, quando una coppia diciamo normale si trova in crisi e ha dei problemi da affrontare, secondo lei come vanno affrontati questi problemi? Con rabbia oppure con la calma? No, con rabbia, secondo me con rabbia non si fa niente. Con le buone maniere. Però l'ho detto, quando uno è arrabbiato, che entra dentro, è arrabbiato, si toglie la giacca, le butta tutto fuori, come entra dentro e con la moglie deve stare sempre tranquilla, perché chi ci culpa lei? Certo. Che io ho avuto da fare, non so, la cosa è andata male, chi ci culpa lei? Questo è il più bello da fare in famiglia. Stare tranquilli, stare in pace, non avere odio di nessuno. Io. Ma voi siete comunisti? È comunista lei? Io sì, sempre stato dei 40 anni fa. Si ricorda i tempi di Padre Amato chi era? Padre Amato. Se lo ricorda, come tacciava i comunisti allora? E allora se lo vendeva anche per 10 lire, se andava cosa decita, ci andava là. E ci diceva Nicita, cosa dobbiamo fare questa propaganda, questa politica qua? E allora
quello prendeva il decimo all'aprile, non so, vinto all'aprile, ce le dava, ci faceva tutta la propaganda. A sfavore dove è deportato comunista, perché ci diceva non votate quei comunista perché vi mangiano i piccirilli e ve lo vanno a casa. Addirittura, ve lo vanno a casa, si mangiano i piccirilli. Io dico i piccirilli quelli che si stanno mangiando, cosa hanno mangiato? Ieri loro si hanno mangiato. Sanno mangiato loro e continuano a mangiare sille, ma noi i piccirilli, magari che di rosso si mangia. Lei ha avuto una volta degli rossi a casa sua, sì, donne e uomini? Proprio a questo punto, da questa stanza, ho avuto i compagni russi dalla Russia, l'ho andato qua io a mangiare, sono venuti, c'erano i, come si dice, primo comando, no, primo grado, non lo so, sì, sì. Il grado, il primo... Insomma, della Marina, insomma, dalla Marina. Comandante, il comandante, primo comandante, secondo comandante, questo. E allora sono venuti due russi maschi e due donne. Ognuno aveva il suo compito dentro la nave da fare. Io l'ho invitato qua a mangiare. A me non mi hanno mangiato. C'erano piccirini qua, non l'hanno toccato, li bracciavano, ci hanno dato cigarette, cose. E allora non è vero che questi russi si mangiavano i piccirini, si mangiano, non è vero niente. Si poteva contare perché io caio, si infedaio, io ero mochini chini, c'era un certo Tarascio, Turi Tarascio, l'ho infedato qua, io ho certo tanti compagni, l'ho infedato e sono stato sempre così. E lei signora c'era presente? C'era presente, sì, facevo quindi... da mangiare, uh-huh. Facevo. Cosa gli avete offerto? Un po' pure pasta a forno ci facevo. Ma ci è piaciuto? Sì, no? Bello, pasta a forno. Allora questa sera come festeggerete? Con la torta? Stasera ci dobbiamo augurare questa torta. Io più contento, ripeto, che sono stato e sono contento. Come questa sera non ci sono stato mai. E io non lo so, ce l'ho detto a tutti. Ma non ci volevo andare in chiesa, no, c'è qua in chiesa, che quella chiesa. Dopo si è convinciuto e ci andiamo. Bene, noi amici carissimi, togliamo le tende, anzi piano piano lentamente in punta di piedi ci allontaniamo perché vogliamo far proseguire questa splendida festa per i meritati 50 anni di matrimonio, esatto. Con un bellissimo applauso da parte di tutti i parenti e un bacio naturalmente, sì. Un attimo. E concludiamo con un affettuoso bacio da parte dei giovanissimi sposini. Io mi allontano naturalmente. Ma dovete scusare che è stato un bacio troppo lungo. No! Tagliato un altro angolo. Ma... felicità! Madonna! Ma... sì, un applauso ci facciamo.